Amici di Moto.it, ciao a tutti da Graziano Visconti. Siamo nella terra dell'enduro, Enduro Republic, con due persone molto importanti di questo mondo. Partiamo dall'ospite, perché io sono ospite, ma anche tu, Stefano. Sì. Stefano Passeri, grandissimo campione, pilota ufficiale di case importantissime nel mondiale enduro, adesso track inspector della FMI. Poi diciamo perché sei qua. E il padrone di casa, Sandro Tramelli di Enduro Republic, gli amici di Moto.it lo conoscono già. Qua in fondo si vede una mappa bellissima della Valnure, giusto Sandro? Esatto, sì. Con la scritta qua davanti gruppo 5, perché il 31 marzo a Graziano Visconti ci sarà la gara, il campionato europeo gruppo 5, e tu Stefano sei qua per questo, perché sei venuto a ispezionare il percorso col nostro amico Sandro. Esatto. Raccontaci prima cosa com'è questo percorso. Io conosco già un po' la zona e mi piace un sacco. A te, che sei, vieni da Bresciano, come ti è sembrato? Bello, partirei un po' anche, tornerei indietro un pezzettino. Vai. Perché non si tratterà solo del campionato europeo, ma nella realtà è campionato europeo sì, ma anche campionato italiano, gruppo 5. Quindi avremo in pista i migliori piloti nazionali e internazionali. Credo che ci accoglieremo qui in questa bellissima location un 300 moto almeno alla partenza. Quella miseria. Quindi ci saranno 300 scalmanati di una certa età che si daranno battaglia su questi bellissimi percorsi. Ed invece venendo, come mi hai detto tu, al tracciato, direi che i ragazzi avranno da che divertirsi, perché abbiamo una bellissima prova in linea che possiamo decidere quanto farla durare, e quindi abbiamo parecchie opzioni che possiamo mettere in campo. Un bel fettucciato che è poco distante dalla partenza, quindi facilmente ispezionabile e visibile anche dal pubblico, e poi un po' come dire, la ciliegina sulla torta è data dal fatto che il sabato, dopo la puntonatura, quindi prima dell'imbrunire, ci sarà una prova speciale di accelerazione che verrà fatta appena all'esterno delle mura di Graziano Visconti. Quindi gli appassionati e i piloti dovranno prepararsi anche a questo tipo di prova speciale. Quindi una volta che avranno finito le operazioni preliminari, messo la moto in parco chiuso, a una certa ora che verrà decisa dall'organizzazione, a tre alla volta usciranno dal parco e andranno a effettuare questa prova speciale, che sarà discriminante comunque anche per la classifica finale del giorno successivo. Quindi dovranno impegnarsi a fondo per fare una bella prova speciale. Quindi meglio venire il venerdì sera o pomeriggio, il giorno prima. Io consiglierei, anche perché il posto è veramente bello. Si mangia qui, bene. Si mangia bene, qui la popolazione accoglierà tutti i piloti a braccia aperte, e perché non approfittare di questa cosa qui? Quindi abbiamo una duplice un vantaggio, quella di fare una bellissima gara in un posto stupendo. Poi track inspector, Stefano Passeri, Sandro, esatto. Il percorso sarà perfetto per forza. Assolutamente. Anche perché lo stai facendo tu, aiutato, sì, con allora è il nostro grande partner, molto importante, perché loro sono bravissimi a organizzare gare e quindi ci assisteranno in tutto quello che è la parte tecnica. Vorrei aggiungere una cosa oltre a quello che ha detto Stefano, che in quell'occasione qui a Graziano Visconti sarà la prima edizione della mostra scaglio, quindi è la numero uno, diciamo, anzi la zero, diciamo, della nuova mostra scaglio, e andrà appunto a completare uno scenario del paese che è già molto caratteristico, e crediamo che le moto d'epoca non siano quelle giuste per essere in questa location. Moto di che anni correranno? Allora, le moto sono moto da prima degli anni 70 e poi arriveranno fino all'82-83, perché sono le moto che hanno ancora i doppi ammortizzatori, raffreddamento ad aria, freni tamburo, quindi il limite è un po' quello dello spartiacque tra quelle più moderne. Date, ricordiamole? Allora, la data sarà il 30-31 marzo, perché il 30, appunto, come diceva Stefano, ci sarà la prova di accelerazione, oltre che alle operazioni preliminari, e il 31 ci sarà la gara vera e propria in fuoristrada. Allora, vi aspettiamo insieme a Moto.it, che sarà media partner dell'evento, il 30 e 31 marzo a Graziano Visconti. Ciao, grazie Stefano. Grazie. Ciao a tutti. Grazie Sandro. Ciao.